Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video del Vanilla Craft, ragazzi. Oggi siamo qua tornati con il signore. Non il signore, quello che sta sopra. Il signore, il villager. Il villager che commercia l'armatura, però non abbiamo gli smeraldi e quindi non possiamo comprare niente. Io ho messo a cuocere un po' di carne qua, perché se no rimaniamo senza cibo. E vabbè. Quindi direi di mangiare prima questo, poi questo e poi questo. In base alla quantità che ce n'abbiamo. Aspettiamo che finisce di cucinare e partiamo subito all'esplorazione. Vorrei andare da quella parte per vedere se troviamo una miniera più che altro. Anche perché secondo me oggi potremmo fare la prima dimensione, potremmo andare ad esplorare. Perché abbiamo quello che ci serve per entrare. Quindi non lo so, raga, possiamo anche andare ad esplorare la prima dimensione della serie, anche se non abbiamo armatura, quindi sarebbe un po' difficile. Quindi prima andiamo ad esplorare un po'. E poi vediamo di prendere l'armatura. E poi andiamo nella dimensione. Che penso che ormai già l'avete capito, perché serve il diamante per entrare. Abbiamo tenuto un culo comunque assurdo a trovare sto diamante là dal fabbro. E vabbè, tanto qua non ho messo gas, non ho messo niente, un po' di legno e partiamo. Tanto noi ci ricordiamo la direzione del villaggio ed è fatto. Guardate com'è bello però il prato migliorato, eh? Frangop, Frangop, raga, questo ve lo dovete segnare. Questa l'ho aperta io, penso di sì. Ammazziamo qualche porco pure intanto sul tragitto. Comunque mi sono dimenticato di dirvi la scorsa volta che dato che sono terminate due serie, inizieranno due serie sul canale. Già questa, la seconda sarà Minecraft Herobrine S3. Che cazzo, si è buttato l'ascia, scusate per la parola. A me la pelle pure mi serve, fa i libri e pure l'armatura ci potremmo fare, pure se protegge poco. Miniera? Ci abbiamo fortuna, dai. Proviamo a scendere. Non lo so, ammazziamo un altro paio di mucche, va? Ammazziamo un altro paio di mucche e poi scendiamo. Tanto ormai l'abbiamo ammazzate tutte. Ammazziamo pure st'asino. No, su cavalli. E ci potremmo fare pure l'armatura con sta pelle, tanto. Mamma mia che strillano però. Pure da qua mi sa che si può scendere. Eh sì. Allora scendiamo da qua. Tanto siamo vicini al villaggio. Cambiamo i picconi e via, in miniera. Carbone pure ci serve, è normale. L'obiettivo mio era di trovare il ferro almeno per un'armatura. Dato che ce ne abbiamo pochissimo. Ecco. Vabbè. Ah, è bella sta miniera. Ma io la torcia che fine ho fatta fa? Bella sta miniera, è bellissima proprio. Madonna, che bella. Andiamo qua. Madonna. Almeno scendi, dai. Di qua, di là. Non lo so, di là. Vado a vedere un attimo, perché ci potrebbero stare pure i mostri qua. Qua è più grande, magari troviamo pure più ferro. Ecco. Pure perché di qua non lo so, non ci sta niente. L'altra parte dovevamo andare, vabbè. Proprio il blocco che non doveva accappare, ho accappato.
Vabbè, comunque mob non mi sembra ce ne sia uno. Io il rame lo prendo, se ci vogliamo fare qualche cosa di rame. Boh. Il rame alla fine solo per i blocchi è usato. Ma perché non mettono le armature di rame, per sapere? Vabbè. Sarebbe troppo facile, perché se ne trova un sacco in giro. Però pure se mettono che dà la stessa protezione della pelle, è buono. Io non vedo niente se non mi avvicino per terra. Sendo scheletri di qua. Ehi. Sì, ma ferro non ce n'è. Sono solo queste punte qua. Sento scheletri. Ho sentito pure qualcosa che mi dà fuoco. No, calcolando che non so quello che ho messo. Potrebbe essere pure sta qualche mostro potentissimo che mi ammazza istantaneamente, quindi non lo so. C'è il rischio di morte, che cazzo succede? Il rischio di morte è estremamente alto oggi. Ok. Buono, 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 buono. Un po' di ferro ce l'abbiamo. 6. Un po' di punte qua fanno sempre comodo. Rame che lo prendiamo a fa. Aia. Creeper. E basta. Zombie, no. Erano anche sullo schermo. Bene. Dai, creeperini. Vuole scoppiare questo? Vabbè, manco vuole scoppiare. E dai. Ok. Mangiamo. E dove andiamo? Qua siamo già profondi. Già siamo a 16. Ok, non ci sta ferro in queste miniere, boh. Punte qua fanno anche con Dino la miniera. Ecco, ah, io non sono mai entrato nell'acqua di questo mondo. Bene, sento scheletri però, ci deve stare qualche caverna a fianco. E allora segniamo la prossima volta nella nuova dimensione. Anche se ce ne sono parecchie di dimensioni, quindi state connessi su questo nuovo Vanilla Craft S5, che non è proprio vanilla, però è vanilla perché sto a giocare in vanilla io. Non sono mai andato in creativo in questo mondo. Ci dovrei andare per controllare se tutto funziona, però off camera ci vado. Però comunque non prendo niente. Stanno qualche caverna. Quello è ferro? Mi pare di sì. Ferro. Sì. Buono, ancora ci vedo. Un pezzo solo, però. Qua pure sta l'altro. No, l'abbiamo trovato un po', dai. Non c'è male. Allora ci sta il ferro. Qua ora è più probabile che ci moriamo. Perché a queste profondità con l'armatura di pelle. Solo i piedi poi mi pare che c'ho. Ah no, i piedi ce l'ho di ferro, scusate. C'ho solo i piedi di ferro, quindi rendetevi conto che protezione mi dà. Solo dalle cadute, praticamente.
perché i piedi, mettete che sono una persona reale, no? C'è la protezione solo ai piedi, che cazzo ci deve fare con la protezione solo ai piedi, eh? Ok, se cade di piede però. Se non cade di piede è finita. Comunque, volevo ritornare in live sul sito Viola. Questo è un altro grande spoiler, ma non lo so quando. Prima di andare di qua. Tanto sta pieno di creeper. Ok. Ah, cacciatore di mostri. No, non ho mai ucciso un mostro. Ehi, e che è mo? Vabbè, il primo mostro ammazzato è un creeper. Buono, 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 buono. Di qua solo rame. Pare di sì. Sentite. Ci abbiamo 20 di ferro. Quell'altro che ci abbiamo a casa sono 25. L'armatura ce la facciamo. Va sotto sta il ferro. Però dobbiamo stare attenti che cadiamo pure nella lava. E dobbiamo stare attenti che a queste profondità ci può essere qualche mostro. A profondità 16. Ok, l'armatura ci esce, dai. Non siamo stati proprio sfortunati. No, qua c'è. Più vai profondo, più si trova. Tanto un altro piccone. No, non ce l'abbiamo. Quindi bisogna fare pure il piccone. Altro ferro dove l'avevo visto in alto? Sì. Scusate che sta a venire il video di 75 minuti, però. Non fa niente. Sono d'accordo con voi, che sta a venire il video di 75 minuti. Però c'è il ferro, che fai? Non lo prendi? Controllo un attimo a quanto stiamo. Che di preciso non lo so, siamo a 12 minuti, vabbè. Mo ce ne andiamo da sta caverna, non vi preoccupate. Piazza la torcia. Poi di qua è arrivato un messaggio, per fortuna c'era la vibrazione. Vedete Fangop come bravo che mette la vibrazione. In realtà non l'ho messa io. Era una notizia di update che quindi arriva proprio con la vibrazione. E quindi insomma bravo proprio un cavolo. Io direi di andare via, prima che ci perdiamo. E poi dobbiamo fare veramente il video di 70 ore. Cerchiamo di uscire dalla caverna. Vanilla Craft S5 episodio 3. Non è vero. Nel prossimo episodio entriamo nella dimensione segreta. Qua ferro. Io quando vedo il ferro non ci vedo più, ragazzi. Lo prendo per forza. Tanto ce la facciamo, con l'armatura e tutto. Noi dobbiamo risalire, mi pare. Beh, cerchiamo di non finire la lava. Tanto la lava lava, raga. Voi non lo sapete, la lava lava. Beh, dai, siamo andati bene. Sta parecchio ferro. Pensavo peggio. Ci abbiamo 62 pezzi di ferro. Faccia dello cazzo. Veramente, qua me la dovete perdonare. E qua ancora si scende, ma non c'è. Mamma mia. Nata a botta di questa, ma manca a me. Ma ci siamo persi, penso di sì.
Ma da dove devo andare io? Ma ce la facciamo uscire? Mamma mia, quanto ferro! Mario, che creeper da dietro. Io lo devo prendere il ferro. Ma serve. Allora, dove siamo passati? Potremmo pure risalire da qua, eh? Alla fine. Risaliamo da qua ed è fatto. Pensavo comunque che ci andava peggio, ci è andata abbastanza bene. Ok, mo il villaggio, dove sei il villaggio? Ok. Mo mettiamo a sciogliere tutto nella nostra super fornace, meno male che ce l'abbiamo. Quindi impiegheremo veramente poco a creare le armature. Che poi le armature, una ce ne serve. Mica siamo 50 persone. Qua sta sempre sto solito blocco sollevato. Io non lo sapevo sta cosa. Mo lo so, buono. Io questa me la prendo e me la porto a casa. Mi scuso con i signori villici, ma entreranno tutti in casa mia. Già questo si è affezionato a casa, quindi. Prego, prego, entri, entri. Qua ci devo buttare il cibo. Ci abbiamo 74 pezzi di ferro. Molto good. Questo smelta veloci i minerali. Quindi stiamo proprio a posto. 10 possiamo fare i primi pezzi di armatura. Poi ci possiamo mettere gli anelli, i pendant, non so che sono. Altri anelli, i guanti, gli shield, pure i guanti possiamo fare, però non so che servono. Se mi ricordo come si fanno, vediamo un attimo. Probabilmente si fanno così. Sì, ok. Iron gloves, vedete? E ci danno più danni per colpo. Attenzione, questo è buono. Invece se me li faccio di pelle, mi danno più 0,25, ok. Quindi me li devo fare di ferro. Ok. Visto? Guanti di ferro. L'avete mai vista sta cosa? Io no. Guanti di ferro, vedete come si equipaggiano proprio? Io mo ho più 0,5 danni per colpo. Io mo ho i guanti di ferro ed è buono perché mo ci facciamo tutta l'armatura. Quindi siamo tutti completi. Almeno l'armatura la voglio craftare con voi. Anche per farvi vedere queste nuove cose. Anche gli anelli penso che si possono fare. Fatemi provare a fare un anello. Tipo così, esatto. Questi però non servono a niente. Quindi ci facciamo solo la cosa. E sto quasi intero con l'armatura, mo. Perché c'ho pure i guanti. Ok, e l'ultimo pezzo, il cappello. E ci avanzano comunque 57 pezzi di ferro, eh. Ne potremmo fare altre due d'armature. Eccoci qua. Franco Oppi in armatura full ferro dopo il secondo episodio del Vanilla Craft. Perfetta, raga. Io quindi. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video del Vanilla Craft. Ciao!